Le difficoltà alla viabilità che si verificano all'incrocio di via del Fonditone saranno risolte. In proposito, l'assessore alla polizia locale Giuseppe Tripoli annuncia alcune modifiche alla circolazione. Attualmente i veicoli che transitano su via Basile, spiega l'assessore, giunti nel tratto dopo via Guttuso, incontrano uno spartitraffico con piante. Al momento possono impegnare lo spartitraffico sia a destra che a sinistra, dirigendosi su via del Fonditore. La modifica che abbiamo previsto prevede che i veicoli che arrivano allo spartitraffico dove ci sono le piante potranno impegnare solo la parte destra, pertanto, giunti all'intersezione con via del Fonditore, poi potranno svoltare o a destra o a sinistra in direzione di via Flavio Gioia e arrivare poi fino allo svincolo dell'autostrada. Così si eviterà l'intersecarsi dei flussi veicolari. Domani sabato 20 maggio dalle 10 alle 19 i volontari dell'associazione Gli Amici di Mafema saranno al negozio Stella Quattro Zampe di Corso Umberto a Ficarazzi con lo scopo di raccogliere cibo per aiutare gli amici a quattro zampe più sfortunati. Sono numerose le realtà bisognose presenti sul territorio che vengono seguite dall'associazione. Insieme con poco si può aiutare moltissimo. Basta anche una scatoletto, poco croccantini per fare la differenza quando non si ha nulla. Per informazioni chiamare il 348 2209 113. Questa sera, venerdì 19 maggio, alle ore 20:30, al Teatro di Palazzo Butera di Bagheria si svolgerà uno spettacolo dal titolo Life, Love and Happiness per la regia di Giovanna Aiello e Francesca Varutti. L'iniziativa è stata organizzata dall'Unitre, l'Università delle Tre Età, diretta da Mariella Di Salvo e Caterina Stabile, che da oltre 20 anni svolgono attività formative a Bagheria. Tra gli interpreti, José Ferrara e Giulia Mortillaro, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Nel trentennale della strage mafiosa di Capaci, in cui fu trucidato dalla mafia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, l'Istituto Comprensivo Bagheria 4 Aspra, diretto dal dirigente scolastico Nicasio Sampognaro, molto attivo sull'educazione alla legalità, organizza una manifestazione dal tema Un albero della legalità, che si svolgerà martedì prossimo, 23 maggio, alle ore 11:30. Nell'occasione sarà inaugurata una scultura degli artisti Franco Sorci e Crea, nell'ambito del progetto artistico finalizzato alla realizzazione di un'opera scultorea in legno, situata in una loggia recuperata da un tronco di pino residuo che si trova nell'area di pertinenza della Scuola Girgenti di Bagheria. La gestione e la programmazione dei prossimi fondi europei nel sistema intercomunale Tirreno Sud-Occidentale e le politiche territoriali della Regione Siciliana 2021-2027 sono i temi di cui si discuterà all'interno di due incontri strategici in un focus sulle caratteristiche e i fabbisogni delle nuove aree della programmazione territoriale. Gli incontri riguardano i comuni di Campo Felice, di Roccella, Cefalù, Cerda, Lascari, Sciara e Termini Imerese, che hanno stipulato la convenzione che li vede unirsi in aggregato territoriale. Le attività di animazione territoriale sono propedeutiche alla definizione della strategia che le amministrazioni del sistema territoriale del Tirreno Sud-Occidentale metteranno in campo per la presentazione di progetti che andranno finanziati con i fondi europei della programmazione 2021-2028. La cantante asprese Giada Sardina si è esibita ieri sera su Canale 9 al Torneo dei Campionissimi condotto da Gabriele Corsi. L'Ugolador'oro della Borgata Marinara si è fermata soltanto in semifinale al duello. Martedì prossimo, 23 maggio, sarà ospite a Montecatini Terme per una re-entrée con gli altri finalisti del nuovo game show musicale che metteva in palio un montepremi di 5.000 euro. Chi desidera rivedere Giada in televisione potrà seguire da lunedì 22 maggio le repliche delle puntate in cui si è esibita.